2024, anno del Bitcoin e dell'intelligenza artificiale, ma oggi questa puntata è una puntata eccezionale perché è la puntata del quarto compleanno del mio podcast Finanza Semplice. Sì, 4 anni fa usciva la prima puntata del mio podcast e onestamente non avrei mai immaginato di portarla avanti per 4 anni e di arrivare alla puntata numero 254 con quella di oggi. Questa puntata l'ho centrata, come ho appena dichiarato, sul discorso Bitcoin e intelligenza artificiale, perché penso che siano i temi più importanti di questo anno del 2024. E per festeggiare questa puntata ho voluto invitare una persona molto molto esperta su questo campo, Daniele Bernardi di Diamond Partners. E lui ti spiegherà la sua visione del Bitcoin, del perché il Bitcoin, del perché investire sul Bitcoin, come è andato il Bitcoin e dell'intelligenza artificiale e anche delle criptovalute, chiaramente, di come l'intelligenza artificiale inciderà su questi campi. La puntata è molto lunga perché è piena di informazioni, quindi l'ho spezzata in due parti. Oggi c'è la prima parte e il venerdì prossimo troverai la seconda parte della puntata. Se prima di lasciarti all'ascolto della puntata, ti ricordo che puoi vederla sul mio canale YouTube con delle slide molto esplicative, soprattutto sul discorso, sulla sua previsione su come potrebbe evolvere il prezzo del Bitcoin nei prossimi mesi e anni, e con le nostre facce, chiaramente, che è un po' differente vedere piuttosto che sentire. Se sei un vecchio ascoltatore e non hai ancora lasciato fino ad oggi una recensione, una testimonianza, una qualsiasi cosa, beh, che aspetti a farlo se ti piace questo podcast? Se sei uno nuovo, lasciane una nuova se ti piace questa puntata o se ti piaceranno le prossime. Ti ricordo che su Spotify puoi andare a commentare, a fare domande su ogni puntata e poi anche lì lasciare una bella recensione. Poi, cosa importantissima, sono un consulente finanziario, il mio lavoro è quello di consigliare e gestire il tuo patrimonio, quindi se vuoi puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it e prenotare una consulenza gratuita di 30 minuti con me, per poi eventualmente incontrarci anche di persona o online se preferisci e parlarne più diffusamente anche in altre modalità successive. Quindi ti ripeto che puoi trovarmi su tutti i vari social, qui su YouTube, su Instagram, su TikTok e insomma sul mio sito alfonsoselva.it, da cui puoi scaricare il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. Oggi la prima parte, venerdì prossimo la seconda parte. Ciao! Ciao e benvenuto alla nuova puntata del video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Sono io, sono un consulente finanziario, parlo di banca, investimenti e assicurazioni, faccio monologhi e invito personaggi interessanti come oggi. Ma oggi la puntata è super speciale. Perché? Perché questo è il quarto anno del podcast, il quarto compleanno, e siamo a 253 puntate. L'ho voluto festeggiare con una persona molto importante nell'ambito di cui voglio parlare, e è vero, è così, fai così, ma Daniele Bernardi. Ciao Daniele, benvenuto. Ciao Alfonso, grazie di avermi invitato, sono onorato di essere stato scelto per il quarto compleanno del tuo podcast. Buongiorno a tutti. Poi, come ricordo, Daniele non è la prima volta che partecipa, perché tu hai partecipato già come ospite al podcast, sempre nell'ambito Bitcoin, alla puntata numero 120 del 10-12 del 2021. Quindi è un ritorno, una vendetta, un revenge, qualsiasi. Allora, volevo anche fare due parole su di te, tanto tu sei modesto, non le dici, però lo dico io. Daniele è il CEO di Diamond Partners, è un digital asset management, come ti piace nominarti, specializzato nell'ambito delle cripto, Bitcoin e quant'altro. È una persona che ne sa tantissimo, ci ha puntato tanti anni fa, prima che succedesse la moda e quant'altro, ed è reduce da un appuntamento molto molto importante a livello finanziario in Italia e in Europa, il Quant. Poi magari ci spiega lui cos'è. E Daniele ha anche pubblicato ultimamente un libro, non è il primo, mi sembra il secondo o il terzo che pubblichi, è il terzo, ecco, se lo fai vedere, eccolo qua,
12 buoni motivi per investire in asset digitale, che è salito ai primi posti di Amazon, sia come digitale sia come venduto in maniera cartacea. Quindi Daniele è un super esperto su questo settore. Perché l'ho chiamato? Perché è un personaggio importante, perché è un esperto e perché secondo me questo è l'anno del Bitcoin insieme con l'intelligenza artificiale. Infatti farò a Daniele tante domande su questo ambito. Daniele, dimmi se mi sono scordato qualcosa di presentazione. No, ma va benissimo, va benissimo. Senti, vuoi dire questo evento che c'è stato proprio l'altra settimana, come è andato, chi c'era? Due parole, dai, che a me piace, che mi hai anche invitato, non potevo venire, ma grazie, magari il prossimo verrò. Eh sì, dai, devi venire il prossimo anno. Allora, l'evento si chiama Quant, in onore del... Il titolo reale, questo è l'acronimo, il titolo reale è Quantitative... Quantitative Asset Management Workshop, no? Originariamente, adesso gli abbiamo aggiunto anche il Encrypto Management Workshop, no? E praticamente è un evento che ha 18 anni, è più longevo del Salone del Risparmio e degli altri eventi di finanza, e da 11 anni organizziamo anche i Diamond Award, dove premiamo i migliori gestori patrimoniali e gli attori dell'industria, diciamo dagli ETF, gli ETP, i fondi, le società di gestione, così. E è un momento annuale dove ci confrontiamo su aspetti di gestione di portafoglio, di strategie di investimento, di scenari di mercato, degli ultimi sei anni anche parliamo di, prima timidamente, poi adesso ci dedichiamo mezza giornata praticamente, anche dei digital asset, di non solo dal punto di vista di quello che stanno portando come innovazione nell'industria e nel mondo, e quindi sono di spunto per far comprendere. Il target principale sono gestori e consulenti, quindi comunque è una conferenza tecnica per gli addetti ai lavori, e quest'anno c'erano 380 persone, quindi selezionate, tra l'altro, perché abbiamo avuto più di 560 richieste. Però non avevamo biglietti omaggio per tutti, e quindi diversi sono dovuti venire a pagamento, se non hanno voluto pagare, pazienza, ci sta. E comunque ci sono stati speaker Paolo Martini di Azimut, Massimo Morini, che è un docente della Bocconi, Gabriele Susino, uno che ha lavorato 18 anni al CERN di Ginevra, che ha parlato appunto di artificial intelligence, quindi insomma è stato... Professor Bertelli è immancabile, Bertelli è da 18 edizioni che immancabilmente partecipa. C'erano un po' tutti gli attori della scena finanziaria di investimento italiana e anche un po' europea, no? Perché ha invitato anche attori non italiani. Sì, sì, fino a prima del Covid era una conferenza internazionale, era tutta in inglese, e veniva gente anche da Chicago, dal MIT di Boston, avevamo avuto gente, Edward Altman, però dopo con il Covid abbiamo preferito ridimensionarlo, e quindi di fatto c'è qualche speaker internazionale, ma principalmente in lingua italiana, e lo manterremo in lingua italiana, insomma. Questo lo volevo sottolineare per dire chi sei sul mercato, cioè non sei un qualsiasi cultore del Bitcoin, sei anche un attore fortemente posizionato sul discorso dei fondi di investimento e quant'altro, e hai una grande expertise sul discorso cripto e collegati. Partiamo dritti. Cos'è il Bitcoin per te? Beh, guarda, il Bitcoin, molti lo definiscono l'oro digitale. Per me è un po' restrittivo chiamarlo oro digitale,
è sicuramente un asset e quindi non si può paragonare alle valute, no? Il termine cryptocurrency era stato coniato in maniera un po' impropria, perché comunque l'obiettivo era di creare un sistema di trasferimento di valore e un asset in ambito digitale, però è appunto è un asset che è una cosa ben diversa da una moneta o una banconota, che invece è una liabilities, cioè è un credito, no? Le banconote sono nate come credito nei confronti dell'emittente, che potevano essere scambiate con l'oro ai tempi. Allora, fino al 1971, poi esatto. Nixon provvisoriamente. Provvisoriamente, sì. Poi si sono dimenticati di togliere provvisoriamente ha tolto la parità tra l'oro e il dollaro, e quindi di fatto sono diventate fiat currency, cioè valute fiat, cioè pezzi di carta convenzionalmente riconosciute come hanno funzione, mentre un asset ha un valore come tale. Un asset, per capirci, è l'oro, è un diamante, no? È comunque qualcosa di tangibile, e i soldi che noi abbiamo in banca, no? Se noi abbiamo 10.000 euro in banca, in realtà una volta depositati in banca acquistiamo un credito nei confronti della banca, no? Poi la banca ci può dare le nostre banconote indietro, che sono un credito nei confronti teorico dello Stato, perché se noi andiamo dallo Stato non ci danno nulla indietro. E quindi questo di fatto è il Bitcoin. In più possiamo aggiungere che è electronic money, o meglio electronic asset, ovvero è il primo asset che si può paragonare all'energia, no? Perché di fatto qualsiasi bene, per produrlo io ho bisogno di creare qualcosa, una crema da donna, devo creare la crema e venderla, no? E il Bitcoin, per essere creato, ha bisogno di tantissima energia. Per fortuna ormai la transizione quasi al 60% è fatta con energie rinnovabili, quindi così sappiamo quella balla che il Bitcoin consuma energia senza motivo rispetto ad altre cose, perché usa quasi tutta energia verde rinnovabile. Sì, allora molto di più di quello che usano per produrre l'energia elettrica della Tesla, per dire, no? Se noi consideriamo la Tesla una macchina verde, cioè è positiva per l'impatto dell'ambiente, in realtà il Bitcoin lo è di più, perché cioè la gran parte dei minatori ovviamente guadagna tra l'energia spesa e i Bitcoin guadagnati, e quindi più io riesco a usare energia rinnovabile gratuita dal sole o dal vento o da quello che è, più alto il mio guadagno, no? E siccome la competizione sta diventando elevatissima, devo avere fonti rinnovabili per la produzione di energia. E quindi questo concetto Bitcoin uguale power money mi è stato dato da un gestore americano, che loro, con la praticità della lingua inglese, no, rendono tutto molto semplice da spiegare o da etichettare, quantomeno poi da spiegare è un po' più complesso. Però quindi Bitcoin rappresenta anche, volendo, io non sono un estremista, però la libertà finanziaria, la decentralizzazione, un'alternativa al sistema bancario, quindi rappresenta tantissime cose, si può a mio avviso raggruppare con una semplice etichetta di digital gold. Però
ognuno poi la vede, c'è chi la vede sotto il lato umanitario, chi la vede sotto il lato dell'asset dove andare a investire, chi la vede come, ognuno. E Bitcoin è tante cose, no? Sicuramente sì, è tante, una rivoluzione di sicuro. Quello, su quello non c'è alcun dubbio. Senti, la storia del valore del Bitcoin fino ad oggi, è, da quando è nato nel 2009, che è nato a zero, perché quando è nato valeva zero, no? Oggi vale X, adesso poi lo dirai tu quanto vale oggi su per giù. Oggi ha toccato 72.000, quindi è nuovo time high, cioè il nuovo massimo storico, quindi era giusto per onorarvi del tuo anniversario, del quarto anniversario. E che è il 15 esattamente, oggi registriamo lunedì 11, quindi siamo qualche giorno prima, chissà, magari venerdì quando lo pubblico sarà più alto o più basso, potrebbe anche darsi, perché è molto volatile, lo sappiamo. Che performance in termini percentuali ha avuto dall'inizio o magari negli ultimi 1, 2, 5 anni? Come andate? Dai qualche cifra. Allora, dall'inizio è sopra il 150.000%, molto sopra. Adesso probabilmente sono poco aggiornato, però questo è l'ordine di grandezza, è questo. È in assoluto l'asset che ha performato di più negli ultimi 15 anni, no? senza storia, e l'ultimo nel 2013 ha fatto il 156%, se non sbaglio. Quest'anno sta facendo ben più. Nel 2023 da... forse volevi dire 2023, sì. Nel 2024 adesso non sono aggiornatissimo perché ogni giorno cresce, però direi che almeno un 50-60% già da inizio anno lo sta facendo. E negli ultimi, allora non so il dato esatto, però diciamo che da l'ultimo halving è quasi è un 9 per, cioè ha fatto 9 per dal precedente halving. Poi ci arriviamo a spiegare cos'è l'halving, poi te lo chiedo sicuramente. Va bene. Però diciamo negli ultimi 4 anni ha fatto circa 9 volte. No. E pensare che l'hanno dato per morto decine, sì, se non centinaia di volte il Bitcoin. Sicuramente centinaia di volte. C'è un sito che non mi ricordo, però sì, che l'elenca tutte, è incredibile. E purtroppo fino a poco tempo fa era sconsigliato, era negato, era proibito, era trattato come una cosa che fosse solo una truffa e quant'altro. Poi, diciamo, ultimamente invece lo stanno cominciando a rivalutare anche grandi istituzioni. Sì, non tutte le grandi istituzioni, ahimè. Non tutte. Non tutti i regolatori, ahimè. Però diciamo che un po' alla volta, soprattutto con l'approvazione degli ETF in America, gli si sta dando la dignità che merita come asset di investimento. Ma arriva anche quello. Senti, differenza fra Bitcoin e altcoin, cioè tutto quello che non è Bitcoin. Allora, Bitcoin è stato il primo esempio nella storia di... allora, non è stato il primo tentativo, è stato il primo esempio di successo nella storia di una valuta, cioè valuta, comunque un asset digitale scarso, no? E tu sai bene che in un mondo digitale dove col copia e incolla o col file salva come io posso copiare quello che voglio, diciamo è stata una vera rivoluzione, cioè creare un asset che non sia doppio spendibile come concetto, cioè comunque che non sia duplicabile, lo ha reso scarso, no? C'è un concetto di scarsità che a me piace, che l'ho scritto anche nel libro, che non è mio in realtà, è di Damiano Bonazzi, che è il coautore insieme a me del libro, che dice: l'aria è un bene preziosissimo, noi senza aria moriamo in qualche minuto, no? Però essendo l'aria in quantità quasi infinita, no? Di fatto non ha valore, eppure è preziosissima per noi, è indispensabile per noi, no? Però essendo praticamente finita non ha valore, mentre un qualcosa tipo, per fare un esempio, la Gioconda di Raffaello, essendocene una sola, ha un valore infinito,
al contrario dell'aria, perché ce n'è una sola e io posso fare una copia, ma è solo una copia dell'originale, l'originale è uno, no? Quindi è chiaro che un bene scarso ha intrinsecamente valore. Per il mio compleanno Damiano proprio mi ha regalato una banconota di 0 euro, no? Che è stata una, coniata dalla Banca Centrale per un anniversario, no? E siccome ne sono state fatte poche, già questa banconota da 0 euro comunque vale 5-10 euro oggi se io la volessi scambiare, no? C'è un mercato, si è creato un mercato, perché sono poche queste banconote che hanno fatto commemorative, no? Sì, come i gronchi rosa dei francobolli e tante cose che sono scarsissime, pochissime, hanno un valore. Esatto, perché hanno un valore. Tanti le vogliono, ce ne sono poche o una o pochissime, il valore cresce. E il Bitcoin, come hai detto giustamente te, non è riproducibile all'infinito. E quindi certo, più ne vogliono, più la domanda aumenta, ma l'offerta è limitata e il valore aumenta. Per quello è la cosa fondamentale del suo valore che cresce, no? Esatto, è proprio questo il concetto. Allora, questo è il Bitcoin che è nato, ha principalmente queste caratteristiche, oltre l'impugnabilità, e sequestrabilità, è totalmente decentralizzato, non c'è un padrone, tutte queste cose che bene o male si sanno o comunque si possono facilmente imparare leggendo libri magari. Sentendo la tua intervista, sentendo le interviste che ho fatto sui podcast, le cose che ho raccontato su tutte le varie puntate, ne ho fatte, penso 40-50 dedicate a quest'ambito, quindi se uno vuole si può andare dietro e andarsele a vedere o sentire. Fantastico, esatto. E comunque, oltre a Bitcoin, sono nate prima Ethereum e poi altre tonnellate, diciamo, di cryptocurrency, ahimè molte scam, molti progetti che non sono andati in porto. Poi per carità, anch'io ne ho creata una e non è andata come volevo, ma d'altronde anche le startup quando si creano, no? Io ho creato più di 15 società e ne ho 7 adesso, no? Quindi vuol dire che non tutte le società che crei per forza devono andare bene. Beh, però altre per fortuna vanno bene, quindi non voglio dire che chi ha creato una cryptocurrency l'ha fatto in maniera delinquenziale, l'ha fatto perché magari credeva in un progetto, ma comunque i progetti non sono mai così facili da realizzare. Però diciamo che dopo Bitcoin, che è nato, che io lo considero il padre delle criptovalute, è nata Ethereum, che io la considero la madre. Sul mio libro ho scritto perché, ma non lo spoilerò, così invitiamo la gente a prendere il libro. Però di fatto Ethereum ha reso possibile la creazione di migliaia e migliaia di asset con le più svariate applicazioni. Di fatto Ethereum ha abilitato un concetto che a me piace moltissimo e pochi conoscono e comprendono, che è di integrare la logica all'interno della moneta, no? delle transazioni, no? Digitali. E questo concetto qui, che di fatto sono gli smart contract, sono un'innovazione che è chiaramente destinata a rimanere e a svilupparsi negli anni, no? Magari ci vorrà prima una un'evoluzione tipo questo oggetto qui, no? Che ha rivoluzionato internet, perché finché non è arrivato l'iPhone internet aveva una diffusione attorno al 35%, no? Della popolazione mondiale. È arrivata una cosa semplice da usare, che chiunque poteva smanettarci senza essere un tecnico, esatto. È diventato di comune uso. Esatto, lo stesso, bravissimo, lo stesso è stato con con i digital asset. Nel momento in cui arriverà un wallet sicuro
facile da usare, no? Alla portata di tutti e difficilmente attaccabile, allora si svilupperà, prenderà piede questa tecnologia in maniera globale e verrà disponibile facilmente per tutti. Però finché questo non avviene, i digital asset rimangono ancora un'opportunità anche dal punto di vista, soprattutto dal punto di vista dell'investimento, no? Perché sono, magari se vuoi dopo lo vediamo, sono molto legati alla domanda e alla crescita della domanda nel mercato. Sì. Come hai fatto giustamente te, la differenza quando internet è nato nessuno sapeva bene cosa farci, poi c'è stato un boom nel 2000, poi c'è stato uno sgonfiamento e poi è arrivata l'adozione di massa e lì hanno costruito tanti. Oggi stiamo su internet a fare questa intervista e tantissime cose, la maggior parte della nostra vita si può fare grazie a quello che è utile fare su internet. Quindi, ma all'inizio, quando è nata nel 90, nello 70, no, 80, nessuno immaginava cosa si sarebbe potuto arrivare a fare, no? Quando facilmente riesci a usare una cosa è come l'energia elettrica, nessuno sa bene come funziona proprio bene, però spingi l'interruttore, la usi e tutti ce l'abbiamo. Sì, esatto. L'ARPANET è stato inventato nel 1962 dal Dipartimento di Difesa americano proprio per risolvere il problema del single point of failure nella comunicazione, no? Cioè del punto debole, diciamo, di un sistema di comunicazione, perché i tedeschi hanno perso la seconda guerra mondiale proprio perché avevano centrato tutto su Enigma, e una volta che Enigma è stato decriptato da Alan Turing, di fatto è crollato tutto il sistema comunicativo tedesco, no? Internet è stato inventato proprio come sistema di sicurezza per evitare di potersi trovare che se si attacca un punto, un nodo, crolla tutto il sistema, no? E di fatto... E anche Bitcoin è fatto in questa modalità qua. Bravissimo, esatto, ci stavo arrivando. Infatti, ah, scusa! No, beh, ci sta. Il Satoshi Nakamoto, quando ha creato il network... Attenzione, Satoshi Nakamoto non ha mai menzionato il termine blockchain, no? È stato coniato dopo, però il network di Bitcoin fatto dai nodi validatori e i miners di fatto usa lo stesso principio di internet, no? E quindi per rendere inattaccabile un sistema transazionale decentralizzato è stato necessario usare uno schema simile di fatto a internet. E infatti è quello che... Per quello poi Bitcoin è resistentissimo, perché è diffusissimo e nessuno l'ha mai potuto bloccare effettivamente, perché non ha un punto unico come hanno poi le altcoin, no? Che una delle differenze fondamentali è questa, che le altcoin hanno un comitato, un presidente, un fondatore... Bitcoin non ce l'ha, quindi pure quando c'è stato, per chi ha seguito negli anni, il grosso ban della Cina, e tutti pensavano adesso crollerà tutto, assolutamente non è successo veramente niente, perché si è diffuso su tutto il resto del globo, no? Sì, ma anche in Cina, devi sapere che la Cina aveva provato a bannare Bitcoin nel 2017, e il Bitcoin ha fatto il massimo a dicembre 2017, e poi ha vietato il mining, che perché erano i principali minatori nel mondo, erano cinesi, cioè come numero, ovviamente essendo qualche miliardo di persone è anche facile trovare diffusione di questo concetto, a maggio 2021. E quindi a maggio 2021 il Bitcoin è calato un po', perché era arrivato a 62-63 mila, e è calato, è tornato a 35-38 mila, se non ricordo male, proprio per più per lo shock, perché hanno dovuto chiudere
le mining farm dall'oggi al domani quasi, ma il tempo tecnico 2 mesi di rilocare le mining farm in Uzbekistan, in Mongolia, in altri paesi limitrofi, e la rete Bitcoin è tornata ai massimi e il prezzo di Bitcoin è tornato ai massimi, e sbeffandosi della Cina. Ma ti dirò di più: nel 2022 la Cina è tornata a essere avere la maggior concentrazione di miners lo stesso. Quindi, nonostante sia ancora attivo il ban per i miners sono tornati in Cina. Quindi, per farti capire quanto è difficile poi anche individuare i singoli miners, no? Come concetto. Altra cosa importante che abbiamo citato un attimo prima, perché stiamo facendo un po' la storia del Bitcoin, del perché è arrivato a questo, quali sono i suoi punti di forza, poi magari poi diciamo anche il o i punti di debolezza, perché tutte le cose ce l'hanno, anche il Bitcoin. L'avvenimento che è avvenuto a gennaio di quest'anno dell'approvazione degli ETF della SEC sull'investimento spot sul Bitcoin. Perché? Perché erano tanti anni che ci provavano a farseli approvare, e alla fine pressioni, cose, problemi, insomma, non siamo a fare la storia, l'hanno approvati. E questo ha dato un boom, se, dalla mia impressione, poi magari me la confermi anche tu, sulla diffusione e su, anche sul prezzo del Bitcoin e sulla conoscenza. Non so se vuoi raccontare, secondo te, che impatto ha questa approvazione degli ETF sul Bitcoin? Beh, guarda, l'impatto è devastante, si vede in questi giorni. Poi dopo, se volete, vi mostro un modello che abbiamo sviluppato come centro studi di Diamond sulla relazione tra il tasso di adozione e il prezzo. Vai. È chiaro che c'è stato uno shock esogeno di derivante dall'approvazione di ETF, perché devi pensare che ogni giorno di mercato aperto di borsa americana la domanda di Bitcoin è circa 12 volte l'emissione di Bitcoin. Ti spiego. Ogni giorno i nuovi Bitcoin emessi fino al prossimo halving saranno 900 al giorno, mentre la domanda solo degli ETF, perché poi in realtà c'è l'industria dei fondi come noi, ci sono gli ETP d'Europa. I privati che lo comprano da soli. Quindi solo degli ETF è circa 10-11 mila Bitcoin al giorno. Quindi gli ETF americani sono 12 volte, la domanda è 12 volte l'offerta di nuovi Bitcoin. E quindi è chiaro che non potendo stampare quanti Bitcoin si vogliono come i dollari, no? E adesso magari vi spiego il concetto, è chiaro che la pressione va sul prezzo, e quindi il prezzo sale e salirà ancora, è molto probabile che salirà ancora molto per questo effetto di spinta da parte degli ETF. Questa tua affermazione è molto importante, del discorso ETF, della spinta sulla domanda che stanno avendo. Hai detto che hai sviluppato un modello di che applica questa nuova cosa inaspettata, perché sì, si pensava che, però nessuno era sicuro che la SEC avrebbe approvato a gennaio, poteva farlo anche più in là. Quindi questa è una spinta insieme con l'halving, che poi spiegheremo tra poco. E cosa determina questa nuova fase degli ETF? Il Bitcoin, come ho detto prima, è un bene scarso, e quindi è chiaro che se la domanda aumenta, da qualche parte si deve scaricare questa richiesta, no? E noi questo l'abbiamo intuito ancora nel 2020, e questo è un modello che abbiamo presentato al Quant del 2020, e tra l'altro avevamo dato come forecast 63.000. In realtà il Bitcoin ha fatto 67.000, quindi ci siamo andati vicini, e è tutto documentato, quindi almeno una volta abbiamo fatto un forecast fatto bene,
E questo modello poi adesso l'abbiamo fatto, l'abbiamo aggiornato e ovviamente sta continuando a mantenere una certa predittibilità, anche se onestamente questo shock derivante dagli ETF probabilmente ci costringerà a ricalibrarlo nei prossimi mesi, no? Comunque, se vuoi, lo condivido. Faccelo vedere.